Immaginate questo popolo, questa assemblea, queste persone che 2 mesi prima avevano assistito alla morte di Gesù in croce. Sapevano, ormai la voce era diffusa, sapevano che questo Gesù era morto in croce, era stato condannato, basta, morte, lui è morto. E questa stessa gente che magari ha contribuito alla sua morte fosse soltanto per l'acclamazione crocifiggilo. Magari queste persone che ascoltano Pietro e Giovanni, alcune di loro, perché Pietro si rivolge a loro come persone collegate alla morte di Gesù. Magari sono le stesse persone che hanno gridato Osanna, poi hanno detto crocifiggilo. Comunque sanno, loro sono in qualche modo invischiati in questa condanna, in questa morte. Comunque tira un'aria di morte. Questa stessa gente, dopo circa 2 mesi, vede con i propri occhi, così come con i propri occhi hanno visto la morte di Gesù, vedono un uomo che loro conoscono, paralitico, guarire in modo istantaneo, subito. I verbi che vengono usati è vigore, le gambe, vigore, vigore, quest'uomo, vita. I verbi che vengono usati parlano di una guarigione, un miracolo istantaneo, forte ed eclatante. È un miracolo eclatante ed è un miracolo che zittisce coloro che vedono. Perché? Perché conoscono l'uomo, sanno bene che quest'uomo era realmente ammalato. Ed è davanti ai loro occhi, perché questo miracolo viene fatto nel momento della preghiera, dove le persone andavano a pregare. Quindi questi fanno esperienza della risurrezione, cioè si accorgono, c'è un effetto della risurrezione. E non è subito l'effetto della risurrezione, in questo caso, non è immediatamente la guarigione, ma l'effetto della risurrezione è che alcune persone, nel nome di un morto, Gesù, quindi hanno un'autorità da parte di un morto, ma un'autorità che ha degli effetti, cioè la persona guarisce. Cioè la parola di questo morto, tra virgolette morto ovviamente, la parola di questo morto fa miracoli, agisce, è una parola viva, una parola viva. Io ricordo un'affermazione che diceva il mio professore di Sacra Scrittura, che mi è piaciuta e che uso: la parola di Dio è un organismo vivente. Guardate che qualcosa di eclatante, perché Pietro e Giovanni compiono questa guarigione nel nome di Gesù, che è un morto. Quindi capite lo shock, perché questi vedono che questa parola è efficace. La parola di Gesù ha autorità ancora. Ricordate quando Gesù predicava e dicevano che notava, la gente notava un'autorità nella parola di Gesù che non notavano da parte degli scribi e dei farisei. Quindi la parola del Signore tocca i cuori, tocca la vita, converte, ma anche guarisce, esorcizza, perché Gesù con un suo comando libera dal demonio, lo vediamo. La parola di Gesù risuscita, quindi vedete gli effetti della parola che continuano anche dopo la morte di Gesù e che continuano ancora oggi nella nostra vita. Quindi anche io e te, come ho spiegato ieri, viviamo gli effetti della risurrezione. Vi ho spiegato, quindi, parlando anche della mia vocazione, della vocazione di Don Maurizio e Don Luigi. Quando una persona fa un cammino e frequenta Gesù,
perché il cammino è proprio questo, frequentare il Gesù vero, vivo, ascoltarlo, stare con il Maestro, mangiare anche il Maestro, l'Eucaristia, mangiare il Maestro. Vedete che intimità, il cibo che noi assumiamo diventa nostro corpo, nostre ossa, le nostre cellule, i nostri capelli. Vedete come si vive questa intimità e come si vive anche il mistero dell'incarnazione attraverso l'Eucaristia. E quando una persona fa un cammino, si accorge ad un certo punto delle meraviglie di Dio, della grandezza di Dio, della potenza di Dio, delle opere di Dio. E quindi la persona le vuole proclamare, le vuole dire: Dio ha fatto questo, Dio ha fatto questo, Dio è vivo, io sono testimone, ho visto con i miei occhi, ne ho fatto esperienza nella mia vita. Vedo matrimoni che risorgono, vedo persone che risorgono da una vita di peccato, da scelte maligne, persone che risorgono anche dalla tristezza, dalla morte interiore. Quindi vengono proclamate le meraviglie di Dio, perché la persona che fa un cammino e sta con il Signore si accorge che umanamente non è possibile fare queste cose. Mi posso impegnare, posso avere anche dei doni naturali, posso essere un bravo organizzatore, posso saper parlare bene di certe cose, no? Sto facendo esempi non su di me, su ognuno di noi. Posso avere una fantasia incredibile, posso organizzare cose esagerate, ma la vita della gente non cambia, i malati non guariscono, i matrimoni non vengono sanati, i giovani non cambiano vita. Perché quando una persona fa un cammino, proprio perché fa esperienza della propria miseria, lo Spirito Santo fa proprio questo. Lo Spirito Santo attesta dentro di noi in quanto al peccato, cioè ci fa vedere il nostro peccato, le nostre debolezze. È impossibile esaltarti. Se fai un cammino serio, non riesci ad esaltarti, perché il Signore ti spezza le gambe. E questa è una cosa gioiosa, non è una cosa brutta, è una cosa bella. È il Signore stesso che te le spezza le gambe. È un modo di dire, no? Per dire che il Signore ti mette in faccia la nostra debolezza, il nostro peccato, mentre sottolini e noti il peccato di qualcuno, ti rendi conto che tu lo fai uguale o lo fai peggio. Mentre vedi i difetti di qualcuno, mentre li dici, ti rendi conto che dopo 2 minuti li fai tu uguali, se non peggio. Il Signore ti fa vedere e vedi che sono delle cose, perché quando tu ti impegni umanamente non succede niente. Poi ad un certo punto, meno te l'aspetti, vedi la potenza di Dio, come il Signore fa. Le fa le cose al di là di noi. Lui è più grande, Lui ci supera, meno male, ci supera. E usa noi, perché Lui ci usa, Lui ama usarci, nel senso bello, no? Come strumenti nelle sue mani per fare del bene alla gente. A Dio piace, perché Dio è umile. Perché Dio è umile. E noi dobbiamo dire a tutti che Dio fa meraviglie. Dobbiamo gridarlo sulla faccia della terra che Dio è vivo e ci sono le prove. Insegniamo alla gente a guardare al di là del proprio naso, guardare la creazione e lodare Dio, guardare la perfezione dell'essere umano, del corpo umano, degli esseri viventi e lodare il Signore. E questo cammino deve essere un cammino quotidiano, fino alla morte, ma basta vedere la vita di Gesù. Se leggiamo il Vangelo e prendiamo tutti i verbi di una giornata, prendiamo una giornata tipica di Gesù e guardiamo nel Vangelo tutti i verbi, sono tutti verbi di movimento. Cioè Gesù, sempre che va verso l'altro, sempre che cammina, ascolta, parla, guarisce, libera, va a casa, va, Gesù che cammina.
E noi dobbiamo lasciarci trascinare dal cammino di Gesù. Dobbiamo lasciarci trascinare come i discepoli di Emmaus che abbiamo visto ieri, vediamo anche stasera. Lasciarci trascinare per tornare nelle nostre case, tornare dai nostri amici e predicare la risurrezione. Quello che abbiamo visto, quello che Gesù si è lasciato incontrare. Questo predichiamo sempre. Che Gesù si è lasciato incontrare e dirlo. Vediamo nel Vangelo proprio questo. I discepoli che erano di ritorno da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Vedete, mentre si evangelizza e quindi si dà anche la propria testimonianza, si parla di Gesù e si porta la sua parola, così come ha detto Marco 16, che Gesù attesta con segni, prodigi, attesta, lui conferma quello che noi stiamo dicendo. Gesù lo fa nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Mentre stanno parlando, Gesù stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Li sconvolse, erano sconvolti e pieni di paura. E Gesù ancora riprende la formazione. Prima chiede perché siete turbati, perché avete dubbi nel vostro cuore. Gesù li fa scendere dentro di sé. Perché? Perché Gesù deve dire la parola. Quindi Gesù un attimo li cerca di farli uscire da questo shock, li fa entrare in loro stessi, perché poi Gesù comincia a dire: guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Quindi guardatemi, non state ripiegati su voi stessi, uscite da questa situazione, guardatemi con quegli occhi con i quali mi avete visto morire, guardatemi, perché possono essere guariti i vostri occhi. E ascoltatemi perché le vostre orecchie possano non più essere sorde ma ascoltare la mia parola. Infatti, e poi Gesù dice anche toccatemi, quindi anche il tatto, tutto. E poi Gesù comincia a formarli di nuovo attraverso la parola. Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte, vedete, scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Disse loro, così sta scritto, no? Come diceva anche Gesù a Satana nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, quando Gesù dice a Satana, così sta scritto, non come dici tu, non tu che interpreti, usi le parole, la parola della Bibbia e lo fai in modo perverso. Gesù dice realmente come sta scritto e come bisogna intendere. E Gesù dice, fa un riassunto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Il grande mandato che il Signore fa a me e a te. Se camminiamo con Gesù, diventiamo testimoni perché Lui ci fa vedere gli effetti della risurrezione su di noi e su coloro che stanno attorno a noi. E mentre noi predichiamo la risurrezione, la parola di Dio, il Signore darà segni per quello che noi diremo. E così il Signore ci manda dall'Oriente all'Occidente a portare la Sua parola. Lo dobbiamo fare tutti, basta essere spettatori. Anche voi che seguite le dirette, noi le facciamo per stare con voi, per pregare insieme, per portarvi a Gesù, ma anche voi dovete portare tanta gente al Signore Gesù. Ed è per questo che dopo la messa alle ore 20 faremo un'ora di adorazione come ogni giovedì per ringraziare il Signore per tutto questo. Lo ringraziamo per la sua morte, per la sua risurrezione, lo ringraziamo per il Santissimo Sacramento, Lui vivo e vero, risorto e crocifisso e risorto, e vogliamo seguirlo nel cammino per essere testimoni in tutta la terra. Amen.